Domanda. Ho letto che a Piglio, nel Lazio, si giunge facilmente ai 100 anni. Vi è qualche ragione particolare per cui in certi luoghi si vive così a lungo? Se il luogo dell'incarnazione favorisce una lunga vita, è perché l'individuo che lì si è incarnato aveva bisogno di esperire una lunga vita. Spesso sono individui che nell'incarnazione precedente, abbinata a quella in cui sono centenari, hanno esperito una vita breve. Infatti, chi decide il momento della morte è l'individualità e non l'individuo. Che cos'è l'individualità? È tutta la serie di incarnazioni di cui fa parte l'individuo che, nell'incarnazione che si considera, è centenario. Potete fare un esempio? L'individualità è rassomigliabile a un grappolo d'uva e gli individui agli acini che lo compongono. Perciò l'individualità evolve attraverso le incarnazioni dei suoi acini. Le individualità a cui sono legati gli umani a che cosa corrispondono nel regno animale? Alle anime gruppo.